In Serie D si torna a far sul serio ed è subito vietato sbagliare per Nocerino e Cavese, entrambe impegnate in due scontri diretti di grande importanza per non vedere allontanarsi la vetta. I malossi di Morgia, dopo aver sbancato Troina e riacceso le speranze promozione, devono continuare a vincere. 7 punti da rimontare ai siciliani che avranno nel prossimo turno un impegno sulla carta agevole con la Città Novese in casa. Nocerino invece a Vibo Valentia contro una Vibonese, terza in graduatoria, con appena 3 punti sotto ai rossoneri. I calabresi dell'ex Campilongo si sono rinforzati con 2 giovani arrivati proprio dalla Nocerina, l'attaccante Ciotti e l'esterno Silvestro. Nocerina, che ieri ha ripreso gli allenamenti, Vanacore assente per febbre, hanno lavorato a parte Mautone e Schettino, che dovrebbero recuperare ed essere disponibili invece per la prima interna dell'anno col Messina. Sempre in prova Illiano. Big match anche per la Cavese, addirittura più importante la sfida dei metelliani, che dovranno vedersela in trasferta al Viviani con la capolista Potenza. Per questo primo turno del girone di ritorno, una grande chance per gli aquilotti di superare i lucani in graduatoria in caso di successo. La squadra di Bitetto è ripartita alla grande dopo la delusione della sconfitta interna col Manfredonia, così come pure il Potenza, che grazie alla via sprint aveva sorpreso tutti prima di una serie incredibile di passi falsi. Potenza che sulla carta rimane favorito, ma la Cavese ha dalla sua una serie di giocatori che possono, con le proprie qualità e individualità, mettere un segno sulla partita. Bitetto però punta sul gioco corale offensivo di una Cavese che troverà un ambiente caldo e caricato. È stata infatti indetta la giornata rosso-blu.